Traslocato al Circo Massimo, straripante di acqua e vibrante energia, il concertone del 1° maggio ha fatto ballare 60.000 presenti, nonostante la pioggia battente. A condurre l'evento Noemi, Ermal Meta e Big Mama, che non si è fermata di fronte a niente. Sempre sogno della mia vita, pubblicità. Guarda me. Tra ironie e temi seri, la pace, le donne, la libertà e il lavoro, la cantante campana si sofferma nel suo monologo sull'elogio dell'errore. Dovete ricordare che il fallimento è qualcosa di prezioso. Voi dovete fallire perché aiuta. I gruppi si alternano in una maratona musicale che dura fino a sera, tra i più attesi Mahmood, occhiali scuri, completo grigio, cravatta verde, in fatto di stile, surclassa tutti. Il mio primo maggio, mega contento, sono emozionatissimo ragazzi. Ballavamo nella zona nord quando mi chiamavi Fra. Ma riuscire ad averlo per cena è solo una. C'hai fame? No, scendi che gira, scendi. Con tutta l'amicizia, ma ci chiude la cucina, quindi. Ci chiude la cucina. Andate via? Cioè, abbiamo i cileni pieni di zucchero. Io una mastriciana stasera me la farei. Noi siamo i Tic-Tac. Si presenta a torso nudo, in shorts e cappellino di Pikachu, Leo Gassman. Che senso ha vivere questa vita se non parliamo? Sono convinto che si possa ancora sognare un mondo dove la battaglia del singolo diventi la battaglia di tutti. Insieme possiamo ancora fare la differenza. Un'altra donna irrompe sul palco è Sabrina Knafflitz, attrice e mamma di Leo, i due hanno un rapporto strettissimo, lei ha scelto di diradare gli impegni di set per crescerlo, lui la definisce il suo angelo, capace di supportarlo in ogni scelta, una sintonia che va al di là del rapporto madre-figlio.